Buonasera amici di Pretoro, buonasera da parte mia, da parte di Paolo Minucci, da piazza Dietrocorte in questo ridente centro dell'Interland Teatino. Siamo qui presenti per la prima volta con il carrozzone della buona musica, così come è stato definito dalla stampa specializzata il Festival della Melodia, l'unica rassegna a livello nazionale con la formula itinerante che offre l'opportunità a tanti giovani di mettersi in evidenza. Questa sarà un'occasione particolare per celebrare la bravura, il talento di una giovane artista proprio di Pretoro che recentemente si è laureata vincitrice nazionale del Festival della Melodia, scrivendo così il suo nome nell'albo d'oro di una manifestazione che vanta davvero nomi illustri del panorama canoro nazionale ed internazionale. Io in genere ne cito uno su tutti, Piero Mazzocchetti, tenore ormai famoso in tutto il mondo, uscito dalle nostre selezioni, vincitore proprio di una recente edizione che risale quasi a 22 anni or sono. La giuria è pronta, è già pronta, una magica serata che doveva, a dire il vero, essere svolta qualche giorno fa. Purtroppo siamo incappati nell'unica giornata dove è piovuto e quindi siamo stati costretti con l'amministrazione comunale e con la Proloco a rinviare a questa data l'appuntamento canoro molto importante e molto sentito che anticipa l'evento clou dell'estate qui a Pretoro, Notti di San Lorenzo dal 9 all'11 agosto, dove saremo presenti anche noi, faremo una passeggiata per sfuggire al caldo, alla caluria della zona costiera e quindi per venirci a rinfrescare qui a Pretoro, dove si respira davvero dell'aria salubre, un ridente centro che merita di essere visitato in tutta la sua bellezza, un centro davvero molto caratteristico. Si diceva una serata inserita nell'ambito del cartellone degli eventi estivi dell'amministrazione comunale e organizzata nel dettaglio dalla Proloco, che si avvalsa anche della collaborazione di tre preziose aziende. Mi riferisco al birrificio Maiella di Massimiliano Di Prinzio, a cui vorrei indirizzare un grande applauso, birra di qualità, e poi ancora la pasticceria La Torta del Lupo e poi la BMS Strutture in Legno, davvero un'altra azienda leader nel suo settore, tutte realtà che si trovano proprio qui a Pretoro. La giuria è già posizionata, una giuria che sarà presieduta come si conviene in queste circostanze dal primo cittadino di Pretoro, il sindaco Sabrina Simone. Un applauso per lei, grazie sindaco per l'ospitalità, è davvero un piacere essere tra di voi. Una giuria davvero molto eterogenea e qualificata, dove trovano posto il parroco Don Erminio Di Paolo, salve padre, che bello. Che bello essere con lei. E poi ancora, per la protezione civile abbiamo Nicola Cianci. Per la Proloco, la sua responsabile, ci siamo sentiti tante volte in questi giorni per coordinare nel dettaglio l'iniziativa, Daniela Cavaleri. Un professore di musica, Mirko Bussi. E ancora un altro esperto di musica, Fabio Salvini. Uno scrittore, un bravo scrittore, Fabrizio Fanciulli, con il suo libro Chi vive. Abbiamo qui anche qualcosa che rende l'idea di un'opera che ha raccontato il brigantaggio dopo anni e anni di intenso lavoro e impegno professionale. E poi abbiamo per l'Osteria della Musica, un locale che vive di musica per 365 giorni l'anno, un'esperta ormai del settore, Maria Zaccagnini. E con lei anche un tenore che ormai accompagna da qualche tempo a questa parte le nostre serate di successo, vale a dire Paolo Zinno, che avremo il piacere di ascoltare.
titolare della scuola di musica di Pescara 1-2-3 Musica Maestro. Bene, andiamo avanti e vado subito a presentare Emanuela Fanciulli. Accompagniamola davvero con entusiasmo, il nostro cavaliere che si è messo a disposizione, perché la nostra artista andrà ad interpretare un brano celeberrimo dei Mattia Bazar dal titolo Cavallo Bianco. A voi Emanuela Fanciulli. Grazie. Grazie. Silenzio muore il sole in cielo, un nuovo giorno se ne va, passa e va, per la sua strada. Un cavallo bianco come un velo, via da qui ci porterà, ci insegnerà la nuova strada. Anche il canto dell'aurora è muto ormai, tace il mare, il vento e tutto intorno a noi, ma nel risveglio come un eco corre va un dolce canto di emozione. Yeah!
applausi sinceri e spontanei del pubblico di Pretoro, davvero molto caldo e affiatato. Chiediamo la collaborazione anche al nostro Emanuele per riaccompagnare la nostra artista Emanuela Fanciulli. Grazie, grazie ancora. Si prosegue con la gara, cari amici di Pretoro, e io vado ad invitare al centro del proscenio la terza protagonista della scena. Si tratta di Maria Luigia Tacconelli, eccola qui che arriva. L'applauso del pubblico locale per la nostra cantante che ha scelto un brano di Manuela Villa dal titolo Un amore così grande. Vi lascio dunque a Maria Luigia Tacconelli. Buonasera a tutti. Sento sul viso il tuo respiro, caro, come sei tu, dolce sempre di più, per quello che mi dai io ti ringrazierei, ma poi non so parlare, è più vicino il tuo profumo, stringiti forte a me, non chiederti perché, la sera scende già, la notte impazzirò in fondo agli occhi tuoi, bruciano i miei, un amore così grande, un amore così. Dentro e fuori, intorno a noi, un silenzio breve, poi la bocca tua si accende un'altra volta. Un amore così grande. Dentro e fuori, intorno a noi, un silenzio breve, poi in fondo agli occhi tuoi bruciano i miei. La notte impazzirò in fondo agli occhi tuoi, bruciano i miei, un amore così grande, un amore così. Fuori, intorno a noi, un silenzio breve, poi la bocca tua si accende un'altra volta. Thank you.
tanto caldo dentro e fuori, intorno a noi un silenzio breve, poi la bocca tua si accende un'altra volta. Ne approfitto anche per salutare cordialmente due amici carissimi che ci sono venuti a trovare. Intanto l'opinionista e conduttore di una trasmissione molto seguita sull'emittente TVQ, riconosciamoli, il collega in giornalismo Riccardo Clinco, un applauso per lui. E poi l'ex sindaco di San Valentino in Abruzzo Citeriore, oggi davvero imprenditore affermato con questo progetto denominato Abrex, questa moneta cosiddetta virtuale che dà una mano anche ad un'economia che merita di essere aiutata in ogni caso. Angelo D'Ottavio! Bene, bene. La gara prosegue, prosegue il clima giusto, l'atmosfera giusta per rilassarsi all'insegna della buona musica. E allora vado ad invitare qui al centro del palco la numero 4, la concorrente numero 4 in ordine di uscita. Lei è Yohara Fanfoni. Eccola qui che ci raggiunge celermente. Lei, pensate un po', amici di Pretoro, ha cercato e portato un brano, uno dei tanti di successo, di una cantante che è il simbolo della canzone italiana nel mondo, vale a dire Mina, la tigre di Cremona, con il brano Portati via, ad interpretarlo è Yohara Fanfoni. Grazie, buonasera a tutti. E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto, è come l'altra volta. Facciamo pace a letto e non dentro alla testa. Chiunque ci sentisse in questa discussione direbbe lei cretina, ma lui che gran coglione. Quante bugie mi hai detto, dove ti ho trovato, in quale maledetto giorno ti ho incontrato. Lo sai che se mi guardi adesso non mi piaci, ridammi le mie chiavi, dimentica i miei baci. Non voglio più nemmeno toccare le coperte, dove ti sei sdraiato, dove ti senti forte. C'è da dire, cosa c'è da fare? Siamo due cuori affetti dallo stesso male. Non c'è niente da dire, niente più da fare. Mi richiami? Portati via le tue valigie, il tuo sedere, tu i tuoi caffè. Portati via i fiori finti, la tua pace, c'è la tua gelosia, vai via e portati lontano da me. Mentre brucia lenta questa sigaretta, sorrido, fingo, t'accompagno sulla porta. Io nei tuoi occhi leggo scusa un'altra volta. Poi la tua schiena si allontana quanto basta, così ti vedo andartene su queste scale, da questo strato amore, da questo stesso male. Che mi fa? Ma cosa c'è da dire, cosa c'è da fare? Siamo due cuori affetti dallo stesso male. Non c'è niente da dire, niente più da fare. Portati via
senti la tua faccia, la tua gelosia, vai via e portati lontano da me. Portati via, portati via, vai via e portati lontano da me. Mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Grazie. Andiamo avanti, quinta artista in ordine di uscita, un'altra esordiente, lei è Silvia Monasterio. Eccola qui, accompagniamola con un grande applauso di incoraggiamento. Un brano semplice ma al contempo molto impegnativo di Elisa. Il titolo del brano è Pure Sentire, vi lascio a Silvia Monasterio. Grazie. Da possibile, a un passo da te, paura di decidere, paura di me, di tutto quello che non so, di tutto quello che non ho, eppure sentire nei fiori tra l'asfalto, nei cieli di cobalto c'è. Sentire nei sogni in fondo un pianto, nei giorni di silenzio c'è un senso di te. C'è un senso. Eppure sentire nei fiori tra l'asfalto, nei cieli di cobalto c'è. Eppure sentire nei sogni in fondo un pianto, nei giorni di silenzio c'è un senso di te. Thank you.
di te. C'è un senso di te. Grazie. Bene, bene, Silvia Monasterio al Festival della Melodia. Che bella serata, complimenti ancora all'amministrazione comunale e alla Proloco per aver scelto questa manifestazione per una calda e piacevole serata estiva come questa che stiamo trascorrendo insieme a voi. Giulia, si prosegue, si va avanti sempre con grande entusiasmo, e a proposito di entusiasmo io vorrei concedere un attimo di tregua alla gara, rilassandoci, perché vorrei ospitare qui al centro colei che oggi è la festeggiata d'onore di questa manifestazione, perché se siamo qui è anche grazie al suo exploit di qualche giorno fa, di qualche mese fa, quando si è conquistata meritatamente il titolo nazionale. Pensate un po', non c'era mai riuscito nessuno a 17 anni, così giovani, così brava, già in grado di scrivere e musicare canzoni di un certo livello. Signori e signori, vi presento la vostra concittadina che ormai conoscete molto bene, Marika Pellegrini, osannata dal pubblico, dai suoi concittadini. Marika, che bello essere qui a Pretoro. Intanto noi chiediamo venia, perché per alcuni della nostra produzione è la prima volta a Pretoro e abbiamo visto davvero tanta ospitalità, tanta cortesia, tanta generosità di una gente davvero speciale, di persone davvero particolari. Quindi è bello essere a Pretoro e sarà bello anche tornarci. Però veniamo a noi, Marika, perché ti vedo molto emozionata, perché è una serata dedicata che l'amministrazione comunale e la Proloco ti hanno voluto dedicare per questo tuo successo, un successo che è andato al di là di ogni più rosea aspettativa, perché come si diceva, anche se questa è una rassegna che vanta illustri predecessori come Piero Mazzocchetti, Gio Di Tonno, Gianluca Ginoble, però una vincitrice giovane come Marika Pellegrini al Festival della Melodia non c'è mai stata. 17 anni, così brava, merita davvero un altro applauso, l'applauso dei presenti. Allora, Marika, prima di dare spazio alla tua splendida voce, perché inizieremo con il brano che ti ha permesso di vincere il titolo, Il vero amore, scritto e cantato da Marika Pellegrini, ecco, parliamo di quello che rappresenta oggi come oggi per te la canzone. Sei così giovane, mentre altre tue coetanee magari vanno a spasso, si divertono, tu sei sempre lì che canti, che studi, che scrivi, che componi. Ma che cos'è la musica per te? Per me è tutto, come ho già detto nelle scorse interviste, no? E a me fa molto piacere venire con voi, che sia con Miss Adriatico, con il Festival della Melodia, perché siete la mia famiglia, e avervi qua oggi per me è troppo bello. Ma è bello anche per noi, è troppo forte. Io volevo ringraziare il sindaco, che è una persona speciale, ma anche la responsabile della Proloco, con cui mi sono interfacciato più volte a livello telefonico per coordinare questo momento artistico, e devo dire che sono delle persone che ti hanno a cuore, quindi quando un artista sente anche il calore e l'affetto delle istituzioni poi diventa tutto più facile. Parliamo un po' di questa canzone, la canzone che tra poco andrai ad interpretare, Il vero amore. Come è nata e a chi ti sei ispirata? Il vero amore non è dedicato casomai a un ragazzo, può essere dedicato a qualsiasi cosa, che sia la famiglia o un amico o alla musica. Per me, quando ho scritto questa canzone, ho pensato un po' a tutto quello che ho intorno, a chi mi è vicino. Quindi questa canzone è molto importante per me e sono contenta di poterla cantare qui stasera. E allora, Il vero amore di Marika Pellegrini, canta Marika Pellegrini. Grazie. Il
quando una parte di te va via da una parte di me, va via una parte di noi che non sapremo mai se resta solo una speranza oppure è come un film, la luce in lontananza. Cercheremo di ascoltare le ragioni che tu sei. Aspetteremo quei momenti che non hanno dato niente a quel che siamo in questa vita. Adesso noi sei il vero amore. Irraggiungibile, se continuo a chiederti dell'indispensabile che mi porta a credere all'inseparabile del nostro chiaro esistere, all'ineguagliabile. Va via una parte di noi che non sapremo mai se resta solo una speranza oppure è come un film, la luce in lontananza. Quando una parte di te va via da una parte di me. Grazie. Torniamo alla gara, quindi amici della giuria, carta e penna, perché andiamo ad ascoltare il sesto partecipante di questa bella iniziativa voluta dal Comune e dalla Proloco di Pretoro. All'appello qui al centro del palco, Emanuele Cusopoli, eccolo qui. Lo stavamo nominando poc'anzi, è proprio un brano che ha permesso a Piero Mazzocchetti di raggiungere il terzo posto nell'edizione 2007 del Festival di Sanremo ad essere protagonista di questo momento. Il brano Schiavo d'amore di Piero Mazzocchetti, cantato e interpretato da Emanuele Cusopoli. Grazie, buonasera a tutti. Oggi sono solo come te, soltanto un folle, uno straniero. Un leone chiuso in una gabbia dalla quale scruda il cielo. Magari scende la neve e si infittisce il mistero, coprendo come di un velo, ma senza far rumore,
piano piano il mio cuore. Il destino che non ci sia che tu a condannarmi e poi salvarmi sempre più. Dovunque sei, ti penserò, il mio pensiero forse ti raggiungerà, perché nessuna forza mai lo renderà. Mi riempie l'anima, mi tiene il suo potere. La mia tristezza è dolce, ma talvolta è come un carceriere. Eppure quanta bellezza, perfino dentro il dolore, ti vedo come uno splendore. Agli altri ti nascondi, mai qui appari accanto a me come un incanto che mi prigionerà. Sarà perché con te che inizia e che finirà. Grazie di cuore. E vado subito a chiamare qui al centro del palco Giuseppe Rossi. Facciamo sentire un applauso anche per Giuseppe Rossi. Amici della giuria, ha scelto un brano di Claudio Villa dal titolo Blue Spanish Eyes. Canta per voi e anche per noi Giuseppe Rossi. Negli occhi miei perché non cerchi mai l'amore che può illuminare ancora gli occhi tuoi. Non ti vuol bene ed ora tu lo sai, ma se lo vuoi ritornerò per sempre accanto a te.
lascia mai. Ora tu sai quanto mi costa la felicità. Accanto a te, grazie. Ancora con me, sorridi amore mio, ancora con me. Grazie. Complimenti, richiamando davvero toni nostalgici si è esibito così il nostro Giuseppe Rossi, e noi ci avviciniamo quasi in addirittura d'arrivo per la gara, anche se non mancheranno emozioni perché abbiamo degli ospiti particolari. Poi ricordate che questa è la serata dedicata alla vincitrice nazionale del Festival della Melodia, Marika Pellegrini, quindi torneremo ad ammirarla sul palco, però nel frattempo andiamo avanti. Ottavo concorrente in ordine di apparizione, lui è Gianni Scognamiglio, eccolo qua, arriva di gran carriera per presentare il suo brano. Eccolo qui il nostro artista nella versione di Necky, il brano Se telefonando, canta Gianni Scognamiglio. Buonasera a tutti. Stupore della notte, spaventato sul mare, ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te. Poi nel buio le mie mani d'improvviso sulle mie, è cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se telefonando ti fossi certo che non soffri, ti richiederei. Ma non so
te ne incontrano. Io volessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certo che mi soffri, ti rivedrei. Se guardandoti nei occhi sapessi dirti basta, ti chiamerei. Grazie a tutti, grazie. Grazie. Quanti applausi, quanti applausi, ma gli applausi vanno per tutti i nostri giovani artisti, perché vi dico una cosa, non è semplice, soprattutto quando si gira l'Abruzzo in lungo e largo, proporsi sempre a un pubblico diverso, e c'è sempre un'emozione diversa e particolare. Sono giovani, devono fare esperienza, sì è vero, ma vanno anche incoraggiati e capiti se qualche volta magari non riescono a dare il meglio di loro stessi. Questa è una vera, un'autentica palestra, la palestra della buona musica, del Festival della Melodia, dove si viene per vivere insieme e condividere emozioni, emozioni legate alla musica, al pentagramma, alle note, a questo amore per la canzone. Veniamo a noi, un'altra esordiente al Festival della Melodia, la vado subito a chiamare qui al centro, è Arianna D'Angelo con la sua chitarra già posizionata, collegata. E allora il brano di Avril Lavigne dal titolo Complicated, canta per voi, per tutti quanti voi e per il pubblico da casa, Arianna D'Angelo. Buon ascolto. She yelling for lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see I like you the way you are. When we're driving in the car and you're talking to me when I want, when you become somebody else and everyone else, and watching your back like you can relax, you try to be cool, you look like a fool to me, yeah. Tell me whatever gonna make things so complicated. I see the way you're acting like somebody else gets me frustrated. Life's like this too, when you fall, when you grow, when you break, when you take what you get, and soon it ends. You honestly promise me I'm never gonna find you fake it. No, no, no. You come over anonymous, dress up like you're something else. Where you are, I'm wearing sad to see. You're making me laugh felt when you strike your pose. Take up on your crabby pose. You know you're not fooling anyone when you become somebody else and everyone else, and watching your back like you can relax. You try to be cool, you look like a fool to me, yeah. Tell me whatever gonna make things so complicated. I see the way you're acting like somebody else gets me frustrated. Life's like this too, when you fall, when you grow, when you break, when you take what you get, and soon it ends. You honestly promise me I'm never gonna find you fake it.
No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Chill out, what's yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see somebody else and everyone else watching your back. Like you can relax, you try to be cool, you look like a fool to me. And tell me whatever gonna make things so complicated. I see the way you're acting like somebody else gets me frustrated. Life's like this too. When you fall, when you grow, when you break, when you take what you get and turn it into. Honestly, you promise me I'm never gonna find you fake out. No, no, whatever gonna make things so complicated. Yeah, yeah, I see the way you're acting like somebody else gets me frustrated. Life's like this too. When you fall, when you grow, when you break, when you take what you get and turn it into. Honestly, you promise me you're never gonna find you fake it. No, no, no. Grazie. Andiamo avanti da un esordiente ad un'altra. Vedete anche come coloro che si esibiscono su questo palco per la prima volta se la cavano davvero egregiamente, direi io. E allora è la volta di Micaela Di Francesco. Mamma mia, che tifo da stadio, eh? Caffè pagati per tutti, benissimo, simpaticamente. E allora, anche lei ha scelto un brano dell'intramontabile Mina, la Tigre di Cremona. Mi sei scoppiato dentro al cuore, canta quindi Micaela Di Francesco. Grazie, buonasera a tutti. Era solamente ieri sera, io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi. Ma tu sei arrivato, mi hai guardato. All'improvviso, non so perché, non lo so perché, all'improvviso, all'improvviso, sarà perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso per te. Ora io non ho capito ancora, non so come può finire, come finirà. Ma tu l'hai capito, l'hai capito. Ho visto, eri cambiato. Anche tu mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, all'improvviso. Non so perché, non lo so perché, all'improvviso, all'improvviso. Sarà perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso per te. Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, all'improvviso. Non so perché, non lo so perché, all'improvviso, all'improvviso. Sarà
perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso per te. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Mamma mia, tutti bravi davvero questa sera ai nostri giovani artisti. Salutiamo così Micaela Di Francesco, artisti che stanno mettendo, ve lo dico subito, in chiara e netta difficoltà la giuria, che questa sera davvero avrà un compito ingrato per certi versi di eleggere i bravi tra i bravi, come si suol dire. Però per procedere, per continuare, io vengo subito ad invitare sul palco un'altra giovanissima interprete della canzone. Si tratta di Lucia Olga D'Ottavio, eccola qua, un applauso di incoraggiamento dagli amici di Pretoro. Di una voce internazionale come Whitney Houston, il brano celeberrimo dal titolo I Will Always Love You canta Lucia Olga D'Ottavio. Grazie. If I should stay, I would only be at your way. So I'll go, but I know I think of you every step of the way. And we always love you, we always love you. Memories, there is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need.
con l'ultimo concorrente in gara, Fabio Luongo, eccolo qui, che ci raggiunge. Lui ha scelto un brano di Bryan Adams dal titolo Everything I Do. Canta Fabio Luongo. Buonasera. Grazie. E allora, detto questo, io volevo ancora una volta salutare, oltre che l'amministrazione comunale, anche la Proloco di Pretoro e anche gli amici sponsor, ad iniziare dal birrificio Maiella di Massimiliano Di Prinzio. Poi verremo a brindare con l'ottima birra del birrificio Maiella a questa bella manifestazione. Volevo salutare anche la pasticceria Lattana del Lupo con
tanti dolci prelibati che prepara tutti i giorni, e poi la BMS Strutture in Legno, azienda leader nel settore, tutte realtà che si trovano a Pretoro e fanno onore a questa città della provincia di Chieti. Abbiamo qui con noi un cantante lirico che merita la massima attenzione, quindi in rigoroso silenzio andremo a seguire l'entrata in scena e appunto l'esibizione di Paolo Zinno. Una canzone ha scelto per presentarsi al pubblico di Pretoro che senz'altro conoscerete, un brano che ha fatto davvero il giro del mondo. Dal repertorio napoletano o Soldati Innamorate, canta Paolo Zinno. Grazie, buonasera a tutti. Stai lontane da sto cuore che a te vuole co pensiero, niente voglio e niente spero che tenerti sempre a fianco a me. Sì, sicure chi sta amore, come so sicure te. Oh vita mia, oh cuore, e chi stupore, si state, oh primo amore, e oh primo e l'ultimo sarai per me. Quanta notte non te vedo, non te stregno in dasti braccia, non te vaso che sta faccia, non te stregni forte in braccia a me. Ma se danne mas tu suone, e fai chiagnere per te. Oh vita mia, oh cuore, e chi stupore, si state, o oh, primo amore, e o oh, primo e l'ultimo sarai per me. Scrive sempre sta contento, io non penso che a te solo, non pensiero me consola che tu pensi solamente a me. Ah, più belle tutte belle, non è mai più belle te. Insieme! Oh vita mia, oh cuore, e chi stupore, si state, oh primo amore, oh primo e l'ultimo sarai per me. Oh vita mia, oh cuore, e chi stupore, si state, oh primo amore, oh primo e l'ultimo sarai per me. Grazie! Il giusto spazio alla regina della serata. Questa sera la vincitrice nazionale ancora qui vicino a noi, Marika Pellegrini. Vieni Marika, vieni. Adesso vorrei che tu dicessi chiaramente ai tuoi concittadini quale brano andrai a cantare e a interpretare. Un altro mio inedito che si chiama Sarà una di quelle lettere. Benissimo, Marika Pellegrini. Sarà una di quelle lettere a cui rispondi con un semplice amore, seguito dal tuo mi piace ancora, dal mi manchi anch'io lo vorrei, tanto la tua risposta riassume a ciò che pensi, ma non ha nulla a che vedere a quel che voglio dirti io. Sei tu il primo e vero amore dell'anima, perché se non lo chiedi da questo
una storia che ci dona ineguagliabile. Ed ho tanto bisogno di te, dal silenzio dei pensieri, da come ero ieri a questa verità. E ti chiedo a quel che sento, da una corsa contro il tempo, dove il credo e il sentimento sono un'idea di libertà. Sei tu il primo e vero amore a cui do l'anima, perché se non lo chiedi, da questa nostra vera storia che ci dona ineguagliabile. Vorrei tanto con un bacio annullare le distanze per far posto a questo amore che provo a dimostrare ogni giorno e tanti giorni, per star fuori via tutti nonostante sia felice. A quel che non mi manca, guardandoci negli occhi, tenendoci per mano, scriveremo i nostri nomi sui muri delle stelle per avere le parole tatuate sulla pelle che al momento ci scriviamo per vedere quel che siamo. Sei tu il primo e vero amore a cui do l'anima, anche se non lo chiedi. Da questa nostra vera storia che ci dona l'ineguagliabile. Dico ti amo, ti voglio dar l'amore, un sogno che non muore, e darci i nostri baci e dirci che mi piaci per essere felici. È uguale a quel che taci. Sei tu il primo e vero amore a cui do l'anima, anche se non lo chiedi. Da vera storia che ci dona l'ineguagliabile. Sarà una di quelle lettere. Grazie. È pronta la nostra Marika Pellegrini a tornare in scena prima delle premiazioni. Solo qualche istante, cari amici di Pretoro, perché dopodiché vedremo e conosceremo chi vincerà, chi si aggiudicherà questo Festival della Melodia. La prima volta, lo dicevo, a Pretoro, grazie all'amministrazione comunale e alla Proloco che hanno fatto davvero l'impossibile per poterci ospitare. E allora, Marika Pellegrini. I never wanted to be.
In Abruzzo è nata una nuova stella, Marika Pellegrini. Grazie. Complimenti. Sindaco, potete annoverare davvero un'autorevole giovane concittadina, un'artista che sicuramente farà parlare di sé. Complimenti, complimenti, perché Pretoro merita di essere veicolato a livello promozionale, e chi meglio di Marika Pellegrini, attraverso la sua voce, la sua splendida voce, l'arte della musica, può farlo andando in giro per l'Italia e per il mondo. Detto questo, cari amici di Pretoro, che con tanta pazienza ed interesse avete seguito l'evolversi della serata, perché lo dico subito, non è facile e non è semplice seguire per ore uno spettacolo formato da giovani che non hanno un background, non hanno un curriculum a loro favore. Quindi se siete rimasti qui, perché vuol dire che siete persone intelligenti, persone sensibili, persone che credete come noi al valore di questi giovani che sono la forza del nostro futuro. Complimenti, grazie Pretoro. Detto questo, io volevo qui accanto a me, per consegnare i premi della giuria e della critica, che sono due omaggi dell'azienda Acqua e Sapone, un'azienda che supporta anche il nostro tour del Festival della Melodia, vorrei il maestro Paolo Zinno e un noto opinionista sportivo, Riccardo Clinco, nonché presentatore di un programma di successo dal titolo Riconosciamoli. Allora, vediamo questi due premi a chi saranno consegnati. Per la cronaca andranno subito a Ioara Fanfoni e a Lucia Olga D'Ottavio.
Complimenti! Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Giustamente il sottofondo che richiama l'autore, complimenti al nostro Marco Corneli, sempre molto preciso e attento. Chiara Fanfoni e Lucia Olga D'Ottavio. Vogliamo ricordare anche i brani cantati. Chiara Fanfoni ha interpretato il brano di Mina, Portati via, mentre Lucia Olga D'Ottavio il brano di Whitney Houston dal titolo I Will Always Love You. Allora, contente e soddisfatte, Chiara? Eh sì, sicuramente, sempre felice di comunque essere apprezzata e notata in qualche modo. Lucia Olga? Sì, sì. A chi dedicare questo premio? Alla mia mamma, perché mi accompagna sempre ovunque, è l'unica che, cioè, una delle mie ammiratrici in prima linea sempre, a mia zia, a mia cugina che, e mio zio che mi hanno accompagnato qui. Invece Yuara, chi dedica questo premio? All'attenzione del pubblico. Benissimo, grazie. Allora consegniamo il premio Momento Foto. Le foto saranno custodite sul sito www.festivaldellamelodia.net e sulla pagina Facebook del Festival della Melodia. Grazie, grazie anche ai nostri premiatori. Bene, bene, possiamo procedere. E allora, volevo qui accanto a me Don Erminio Di Paolo, il parroco di Pretoro. Grazie padre, facciamo un applauso a Don Erminio. La vedevo molto assorta, partecipe dell'evento, ecco, a lei chiedo subito il primo giudizio su questi giovani che erano tutti molto emozionati, però diciamolo pure, se la sono cavata egregiamente. Sicuramente egregiamente per l'interpretazione, anche per il repertorio scelto. È vero che ero molto preso perché adoro la musica, dopo il Signore ovviamente. La musica è quel dono che Dio ci ha fatto per darci sentimenti, ma anche per stare insieme. Pretoro poi ha una bellissima tradizione musicale, anche per quanto riguarda i giovani impegnatissimi nella musica. Quindi questa sera è stato un momento veramente bello, anche per la ciliegina sulla torta, ecco, per il nostro paese. Anche abbiamo il talento di Marica Pellegrini, e quindi la ciliegina sulla torta per il nostro stare insieme e per la nostra comunità, anche a suggello di questa tradizione musicale che c'è. Ci sono molti maestri, molti esperti, molti giovani, molti ragazzi che fanno musica e la diffondono anche in Italia e nel mondo. Insomma, li benediciamo tutti quanti, tutti quanti. Diceva Agostino, il grande Sant'Agostino, novi novum canamus canticum, cantiamo il cantico nuovo perché siamo rinnovati. Ovviamente la musica serve a questo. Auguri anche ai vincitori. Bene, bene, che belle parole. E allora Don Erminio è pronto per consegnare questo riconoscimento, questo premio, a Micaela Di Francesco. Eccola qua, Micaela! Ha interpretato il brano di Mina, Mi sei scoppiato dentro al cuore. Consegniamo il premio, facciamo una bella foto, gli auguri di Don Erminio, gli applausi dei concittadini, giocava praticamente in casa, ecco, tutte le parrocchiane. E allora, che dire, ancora emozionata, il cuore batte a 3000, che cosa si sente di dire in questo momento? Grazie a tutti. Grazie a tutti, lapidaria, con poche parole ma precise. Grazie e in bocca al lupo a Micaela Di Francesco. Grazie padre, grazie parroco. Grazie. Saliamo sempre più su. E allora, volevo qui accanto a me in questo momento la responsabile della Proloco, Daniela Cavaleri. Un applauso per lei. Infaticabile organizzatrice. La nostra responsabile della Proloco è pronta a raggiungerci con il trofeo che porta anche il simbolo del comune, degli sponsor, dal birrificio Maiella alla DMS e poi ancora tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione. Intanto tiriamo le somme di questa serata, com'è andata? È andata benissimo e sono contenta di averla rimandata, sinceramente, perché quando abbiamo deciso di rimandarla è stata una mezza tragedia, nel senso rifare tutto da capo, rimontare, rifare le dovute domande, non è stato facile.
Sono contenta di averla rimandata perché abbiamo avuto anche molti amici dal Canada che sono tornati e anche perché è stata una bellissima manifestazione e vi invito a tornare l'anno prossimo. Ah, benissimo, invito accettato sin d'ora. E allora, il secondo posto, la piazza d'onore, è per Emanuela Fanciulli, che preghiamo di raggiungerci, la nostra amica Emanuela Fanciulli, che ha interpretato il brano di Mattia Bazar dal titolo Cavallo Bianco. Eccola qua, piano piano, abbiamo un cavaliere che aiuta giustamente e doverosamente la nostra cantante a raggiungere il centro del proscenio. Possiamo consegnare la targa, consegniamo la targa. Emanuela, allora non andare via, non andare via Gianni, non andare via. Ecco, perché a questo punto c'è anche un omaggio floreale, c'è un omaggio floreale, davvero qualcosa di unico. C'è una persona che io sinceramente non conosco che ti ha fatto pervenire dei fiori meravigliosi. E allora questo signore ha fortemente voluto che questa composizione floreale fosse consegnata ad Emanuela Fanciulli. Facciamo sentire un grande applauso, Emanuela. Vogliamo leggere quello? Può leggere anche la presidente della Proloco, perché ci diceva che c'era un biglietto, io non conosco il contenuto, però ci dicevano che meritava di essere letto. Allora, di cosa si tratta? Si può leggere? Non c'è qualcosa di poco chiaro? Si legge? È comprensibile il tutto? Grazie per tutto quello che hai fatto il 22 luglio 2017 Abruzzo a colori. Luigi Cinquino, penso. Luigi Cinquino! Presa! Allora, che dire, Emanuela? Che dire di questo omaggio floreale, ma soprattutto di questo premio? Sì, la presidente della Proloco l'aiuta. Io ti avvicino il microfono perché vogliamo sentire la tua voce dopo questo ennesimo riconoscimento. Ormai ti conoscono tutti, dopo le varie apparizioni televisive, i giornali che hanno parlato del tuo recente successo. Oggi un secondo posto davvero illustre. Ecco, che cosa ti senti di dire? Che non me l'aspettavo, sono felicissima, ringrazio tutti veramente con tutto il mio cuore, perché evidentemente, come posso dire, non ho le parole. Emozionata, allora l'applauso di Pretoro, che aiuta anche Emanuela a esprimersi al meglio perché è visibilmente commossa. So, premio a chi lo dedichi? Allora, ripeto come l'altra volta, la mia famiglia, i miei amici, tutti coloro che credono in me, però questa volta in modo particolare voglio dedicarlo al mio collega e compagno, diciamo, di lavoro, di percorso mio musicale, oltre che un carissimo amico, Mario Pompiglio. Ah, benissimo, grazie Emanuela Fanciulli, secondo posto, grazie. Al centro del palco, a questo punto, in questi ultimi scampoli di trasmissione, Sabrina Simone, sindaco di Pretoro. Un forte applauso per lei. Io vorrei parlare di questa estate. Ci troviamo ad agosto. Ecco, come sta procedendo questa calda stagione estiva? Noi veramente abbiamo iniziato questa attività dal mese di maggio. Abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo la nostra festa patronale di San Domenico, abbiamo avuto ospiti dall'Emilia Romagna, motoraduni, cicloraduni. Diciamo che Pretoro è un paese che fa tante cose. A volte a me, quando me lo chiedono, io dico forse troppe, perché effettivamente siamo una piccola comunità, ma con delle forti energie e con delle enormi risorse, e quindi riusciamo ad organizzare sempre delle cose, delle attività che hanno un valore aggiunto. Ci aiuta anche il nostro paese, che lei, non so se ha potuto vedere, è un paese che forse si presta molto e ha una location, ha delle atmosfere, degli ambienti che più di tutti lo caratterizzano, e questo ci aiuta molto nella riuscita degli eventi. Avremo la festa di San Lorenzo, ma tantissime altre attività. Insomma, vi aspettiamo tutti, siamo qui pronti ad accogliervi. Che dire di Marika Pellegrini, di questo autentico talento della musica? Ma guardi, a me fa molto piacere che questa sera tutti i pretoresi abbiano potuto apprezzare Marika, perché è importante non solo il traguardo, ma ancora più importante da dove si parte, perché partire da una piccola comunità, con tutti i disagi del caso,
È anche vero che una piccola comunità ti accoglie, ti abbraccia e ti sostiene, però ci sono effettivamente grossissime difficoltà. Io volevo fare un plauso anche ai genitori di Marika, perché forse più di tutti... Io so i sacrifici che fa il papà, che fanno la mamma, anche il fratello e la sorella, perché effettivamente è molto molto impegnativo. Però Marika non è che, io dico sempre, la punta di un iceberg, perché stasera lei ha potuto apprezzare anche altre voci. E abbiamo qui Don Erminio lo ha detto bene, una ricchissima tradizione musicale. Veniamo fuori da una settimana di masterclass. Qui io c'è Mirko che ha fatto i Festival dei Suoni della Maiella e lei se camminava per Pretoro sentiva questi ragazzi suonare una masterclass di musica classica con docenti che venivano anche dagli Stati Uniti, Mirko se sbaglio correggimi, e 50 ragazzi che venivano da tutta Italia per studiare la musica. Pretoro la musica ce l'ha nel sangue e io penso che questa sera anche lei l'abbia potuto apprezzare. Certo che sì, sindaco dell'amministrazione comunale di Pretoro. Abbraccio, stretta di mano, baci e complimenti per suggellare questo momento davvero fondamentale. Vogliamo leggere anche la motivazione. Marika Pellegrini, vincitrice del Festival della Melodia 2017, per essersi distinta ed aver dato lustro alla nostra comunità. Il sindaco, eccolo qui. Facciamoci una bella foto. Bene, bene. Allora... Sindaco, le dico subito che c'è stato un ex aequo al primo posto, quindi colpo di scena a Pretoro. Dovremo duplicare la targa. Nel frattempo, per la cronaca, salgono sul gradino più alto del podio in piazza Dietrocorte di Pretoro Gianni Scognamiglio ed Arianna D'Angelo. Eccoli qua, i vincitori! Ricordiamo Gianni Scognamiglio con il brano Se telefonando di Nick e Arianna D'Angelo con Complicated di Avril Lavigne. Per cavalleria la do ovviamente ad Arianna e anche un po' per campanilismo, permettetemelo. Ed è giusto che sia così. Momento foto di questi istanti conclusivi di questa rassegna, però prima vorrei cedere il microfono ai protagonisti della serata per un primo commento a caldo di questi istanti conclusivi del Festival della Melodia. Arianna, allora. Allora, è stata una bellissima esperienza e ringrazio soprattutto tutto il pubblico di Pretoro per la presenza, per il sostegno, perché comunque è il pubblico più caloroso che io abbia mai incontrato e quindi è dovuto il ringraziamento. Grazie anche a chi mi sostiene, quindi la mia famiglia, la mia migliore amica e tutte le persone che hanno intrapreso con me un viaggio meraviglioso. Grazie di cuore. Gianni, cosa possiamo aggiungere da parte tua? Io con piacere condivido questo premio con lei perché mi è piaciuta tantissimo stasera, come tanti altri tra l'altro, però lei mi è piaciuta veramente tanto. E ringrazio tutta Pretoro e la giuria che mi ha votato. Benissimo, bene così. E allora, su queste belle immagini dei vincitori della rassegna, assieme al sindaco, a tutto il numeroso pubblico presente, Paolo Minucci vi ringrazia della cortese attenzione, vi dà appuntamento sin da domenica prossima a Villa Santa Maria per un'altra tappa del Festival della Melodia. Chi ama la musica ci segua. Buon'estate a tutti, ciao da Pretoro.